Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a fare delle reaction a grandissima richiesta. Me l'ha chiesto una persona sola. Ma ha fatto un'ottima richiesta perché mi hanno chiesto la reaction a Abstract di The Faction Collective. Allora, facciamo un piccolo preambolo. Di solito Faction, per cui gli sci, fanno sempre questi film che si chiamano The Faction Film Collective o The Faction Collective, come si chiamavano ai tempi, che è un po' il recap della stagione del team. Per cui tutti gli atleti Faction si trovano, fanno questo mega shooting e tirano fuori un film. Da qualche anno a questa parte hanno leggermente cambiato il format, per cui The Faction Film Collective è diventato un raggruppamento di vari film barra documentari che fanno nell'arco della stagione. Abstract, appunto, è uno di loro, pubblicato da pochissimo, esattamente il 4 dicembre 2023, per cui da poco più di un mese, e direi che possiamo subito buttarci dentro questo documentario di 37 minuti e 50 secondi e vediamo che cacchio si sono inventati questa volta. Since the dawn of time, Okay, intro. Humanity has expressed itself through art, tragedy. Comunque non so se è il fatto che magari io sto invecchiando, ma queste cose così romanzate mi gasano un botto come intro dei film. Ah, attenzione, fermi. Allora, in questo docu ci sono Alex Hall, Antti Ollila, Blake Wilson, Brooklyn Bell, Daniel Anka, grande Daniel, Duncan Adams, Dylan Deschamps, Elias Siria, Gianni Biello, non conosco, Giulia Tanno, Cady Gomis, Koga Hoshino, Mac Forehand, Matthijs van Zer, King, e Margot Hackett. Basta? No. Mathilde Gremaud, Mika Evangelista, non conosco. Sarah Höfling, Sofia Roukes, Rusche, boh. Stepan Hudecek, noi lo chiamiamo Speedy, per cui non lo so. Tim McChesney o McChesney, non ho ancora capito. Tormod Frostad, Vasu Sohitra. Iniziamo con l'azione. Abstract, affrischi. Notare una cosa adesso, poi dopo vi parlo di freeski. Mi sa la prima volta che al posto di leggere il titolo e poi a Frisky Movie o a Frisky Documentary o a Frisky qualsiasi cosa, qui scrivono a Frisky Exhibition. Questo vuol dire che loro veramente vogliono far passare il concetto che sciare e fare frisky è un'arte, perché questo è come dire una mostra di frisky. Chi è questo? What is art? We scholars Giappone. see it as the expression of skill and creative imagination. Peso questo. Stecca. Aia. Stecca. Mi sa che ne dan tante di stecche in questa. Ah, stecca. Mi sa che ne dan tante oggi. Vabbè, ride, dai, non l'ha data forte. Ok, inizia l'azione. Subito, così. Up, gap, down, 360 swap in street. Peso. Stecca. Oh, ho capito, voleva fare minchia senza casco. Raga, indossate il casco. 360 non stop. No, sì, 360 non stop. Ci sta, easy. Cosa vuol fare? Eh? Attendere. Devo revisionare cosa è successo. Cioè, praticamente ha fatto bio 5 o... Sì, una sorta di bio misti 5 con non stop sul bordo del ponte o della struttura. L'ha fatto così. Cioè, al posto di fare il tap così, l'ha fatto così. Che se ti si incastra questa punta qua nella casa, game over. Polizia dei trick. Che stecca ha dato. Che stecca ha dato? Disaster 2 corto. Tra l'altro, corto anche di tantino perché sarà mezzo metro corto. Wow, secco di faccia sui gradini. Allora, interrompo subito perché va bene che lo street è figo, è hardcore, è tutto quello che... Raga, il casco. Cioè, è vero che se ti prendi un gradino sul naso non è il casco che ti salva, ma ipotizziamo lo scenario sfigato in cui il gradino te lo becchi qui così, magari con il casco non muori. Sì,
Sì, double backflip saltando la porta dell'entrata dell'hotel. Altra stecca. Aia. Nelle costole. Oh, un po' di frescona. Guarda che bello. Fa cork 7 come lo facevo io. Che non è cork 7 praticamente, è una mezza... Poi mi sono reso conto che era brutto come lo facevo io. Ho completamente smesso di fare cork 7. Che bello sciare sui paravalanghe. Fighissimo questo, bellissimo. Misti 5 out, bio 5 out dal up flat up. Molto bello. Stecche ancora. Switch backflip dal muretto. Non sto vedendo niente di folle, però devo dire una cosa. Lo street è sempre fuorviante, perché non vedi dei trick pazzeschi da gara, ma perché le location sono... Cioè, questo rail che è appena successo, perché non è che ha fatto un rail, qui è successo un trick su un rail. Il trick in sé non è niente di impossibile, è farlo su quel rail, in quelle condizioni, a quell'altezza, è tutto quello che lo rende così peso. Questo non lo dico per sminuire gli atleti, questo lo dico per contestualizzare e dare un senso alla cosa. Fresca, attenzione. Qui iniziano a far fresca peso, mi sa. Eh sì. Guarda qua che linetta. Su questi pillo. Bello. Bella. Godereccia, direi. Non difficile, ma molto proprio quelle cose che... Beh, minchia, a parte che vedendola da sotto mi sembra già un po' più così, eh. Che bello. E questa linea è peso? Lo vedo già. Wow, che bello. Wow. No. No, che sfiga. Che belli, pillo così. Mamma mia. Comunque, ho visto un ragazzo amputato, senza una gamba, che, cioè, sta facendo queste cose qua. Adesso, io non so se voi avete presente la fatica che si fa a pellare e a scendere in fresca con due gambe, ok? Si fa una fatica micidiale, perché comunque sono dei movimenti mega innaturali, perché è vero che è molto bello, ma comunque devi stare tutto con il peso indietro, tiri un botto di quadricipite. Ok, lui lo sta facendo con una gamba ed è pesissimo. Ecco, ok. Merda. E poi, un'altra cosa che, cioè, sembra una cazzata, ma lui ha un solo sci. Vuol dire la metà della superficie di galleggiamento, vuol dire potenzialmente il doppio della fatica ancora. E sta facendo una cosa che il 99% degli sciatori non farebbe con due gambe. 360. Così. Che poi fa un sacco ridere, perché sembra che ci sia ancora più neve, perché sprofondando di più, cioè agli altri la neve arriva al bacino, lui tipo arriva qua. Minchia, immagino che fatica folle. Giulia Tanno. Front 2. Back 2. Back 4. Switch 2, front 2. Sono ancora i nomi dei trick. Ok, stanno costruendo un salto e sembra un salto grande. Fatemi vedere qualcosa di importante, dai. Occhio, cos'era? Ha fatto tipo switch misti 5 pretzel 1 bring back 360, incredibile. Questo è andato a far fresca, si è dimenticato la maschera, cioè sugli occhiali da sole. Non fatelo mai, perché non vedete niente. Una volta ho portato un amico a fare gli ski per la prima volta, lui super rapper, proprio skier da park, solo felpa gigante. Raga, a fine giornata la felpa, io giuro, gliel'abbiamo tolta, era un tavolo, era un asse di legno, stava dritta, era tutta bagnata, completamente congelata, non voglio immaginarmi il freddo che ha preso lui. Hola. Double 10 mute. Bello.
Switch 1000 Blunt, bello. Ecco, quel double 10 mute mi ricorda i primi film di freestyle. Mi ricorda proprio quello, i primi film, quando double 10 mute era quel triccone potente. Bello. Ok, allora non stanno facendo dei trick esagerati, ma li stanno facendo bene, da manuale. Cioè ha fatto uno switch double 9 che poi era quella sorta di wobble non proprio flippato di brutto, era abbastanza dritto. Japan da manuale, cioè come si fa? Così, esattamente così si fa. Ride double 10 safety. Perfetto. Non so cos'era questo. Rivediamo. Cioè, mi sembra un... Guarda. È una sorta di double 10 blunt timido. Molto timido, perché il primo cork c'è, il secondo si fa vedere, ci sono, ma non proprio. E viene sta roba molto strana, tipo un cork 1000 mezzo double, boh. Figo, bello. In tutto ciò, Duncan Adams c'era nei primi film di Level 1. Vi parlo di 15 anni fa. Che linea. Pesissimo. Bella, molto bella. Questa linea la sceglierei immediatamente se potessi. Oddio! Ha fatto full! Senza salto! Ok, qui c'è il countdown della NASA, sta per decollare secondo me. E effettivamente dove atterra? Matte, vieni qua a vedere una cosa per favore. Non rende la proporzione. Guarda dove atterra. C'è una valle invece. 60, 50 metri? Tutti. Bravo Mac, perché hai fatto una roba, cioè veramente da testicoli quadrati. Ok, adesso ok. Mi sembrava strano che non mettessero le pesate. Arrivano, attenzione. Switch 4, prezzo il 2, bravo. Trick peso. 4 in, prezzo il 4, bravo. Peso. Double 9 blunt, il mio trick preferito. Bravissimo, bravissimo. Peso vero. Speedy, bravissimo, abbiamo fatto tantissime gare insieme. Matei, ho paura di Matei, ecco appunto. Switch cork 0, switch cork 3, boh, no express lungo come, non so, come tutto Livigno. Cork 180, non so cosa sia. Cork 1000, ma sembrava che stesse per fare cork 3 e poi è saltato fuori 1000. Ok, adesso. Parliamone. Sarebbe dovuto arrivare questo momento, io lo sapevo. Adesso parliamo di fisica, non più di sci, ok? Perché? Già questo, ok? Seguimi, stai con me. Se qui succede che per sfiga, ok? Gli si aprono un pochino i piedi così... Ok, Matei non fa più figli, mai più, ma va bene, questo è un rischio che lui accetta, prezza il 100, switch, cioè ha fatto praticamente, fermi, riguardiamo, io impazzisco a vedere questo ragazzo qua, allora, switch 2, possiamo dire un pochino più di switch 2 in, perché poi dopo praticamente atterrato in 2.70 è andato subito in switch 50-50, si caccia tutto il rail in 50-50 e poi fa switch pretzel 100. E ok. Adesso. Lui qui fa
Dobbiamo andare molto rallenti perché onestamente non lo capisco. Allora, lui arriva in forward curvando verso destra. Poi fa un 90, praticamente un batter 90 verso sinistra, per cui esce a 90 gradi, che non è poi neanche un batter, è una roba strana, per cui 90 gradi, e fa pretzel 2,70, giusto? Però in cork. Cioè praticamente lui sembra che stia per fare uno switch 5, batter, ma non fa switch batter 5, perché esce a 90 e poi si contorce, fa pretzel 2,70 a terra in switch. Capito un cazzo. Anche qui, cos'è sta roba? Matteo, non si fa. Allora, switch, ok. Ah, ok, switch double 9, pretzel 100. Cioè, switch double 9, pretzel 100, per cui viene fuori uno switch double 7. E lo fa anche dall'altra parte, back to back. Nose press cork 7, nose press double 10, Liu Kang. Gli si stacca uno sci mentre fa praticamente un double 10. Pronto, polizia del frisky? Sì, arrestate per favore Matei. No, mettetelo dentro perché sta completamente mandando a puttane tutte le leggi della fisica che ho imparato. Tutto, tutto, sta sputtanando tutto. Arrestatelo, grazie. Ciao. Cioè, comunque, pensa all'evoluzione del frisky. Cos'è successo? 10 anni fa hanno iniziato a fare i double? Facciamo 15? Ok, è già passata la moda dei tripli, da quanto si è evoluta veloce la cosa hanno fatto i double, hanno iniziato a fare i tripli, Andre ha deciso di fare un paio di quadrupli giusto per togliersi lo sfizio e adesso è la gara a chi gira di meno, o meglio a chi gira di più e poi al contrario gira di meno, perché questo ha fatto praticamente un double 12 e alla fine salta fuori che ha fatto 7-20. Questo che cosa significa, signori miei? Questo significa che lui non solo ha fatto double 12, ma avendoci buttato dentro anche il pretzel, ha fatto più di double 12. Cioè, ha fatto il 1080, sì. E in più ha fatto un 360 per tornare indietro. Per cui in totale lui ha fatto 1440, ma quando è atterrato in realtà ha girato 720. Non ha un cazzo di senso. E io lui l'ho visto fare la sua prima Coppa Europa, ok, qui al Mottolino. E mi ricordo che era lo skier più sketchy del mondo. Ha fatto una run importantina, perché cioè non era un brocco. Sciava da 2 anni e mezzo, fa, dice, sì, no, io ho iniziato 2 anni e mezzo fa a sciare e sembrava che morisse ogni volta che si staccava da terra. E poi invece triplo backflip in park senza casco. Kangaroo flip, che stile. Ok, è finito. Faccio delle piccole valutazioni. Numero 1, questo si chiama Abstract a Frisky Exhibition. È giusto far passare un documentario di frisky come un'esposizione d'arte? In questo caso specifico è mega azzeccato. È giustissimo, perché non è come i vecchi tempi, quando il documentario di frisky era solo le pesate. Qui è libera espressione della loro personalità e si vede, perché comunque complessivamente ci sono un sacco di trick peso, ma ci sono anche tantissimi trick semplici ma mega stilosi. Quindi sì, è giusto, questa è un'esposizione, una mostra d'arte attraverso il frisky. Correttissimo. Seconda valutazione, Matej Svanser è completamente fottuto nel cervello, ok? Lui è fuori controllo, qualcuno gli dia qualcosa, fermatelo, arrestatelo, perché io non so, il prossimo anno farà 1080 pretzel 1080 e a quel punto voglio vedere i giudici con la calcolatrice in cabina che provano a capire che cacchio fare, quanti giri ha fatto. Lui è veramente, fa tutto quello che, lui fa quello che vuole, con gli sci ai piedi fa tutto quello che vuole ed è molto figo da vedere, anche se mi urta. Niente, per il resto
resto, come al solito, questa serie qua di Faction non delude mai, perché è sempre molto piacevole da guardare. Mi piace un sacco l'editing, questo mix di cinematografia moderna mischiata a della cinematografia molto old school, quasi sembra filmato con una cinepresa. Se vi è piaciuto questo tipo di contenuto, scrivetelo qua sotto, commentate, fatemi sapere a che cos'altro vorreste vedere la mia reaction. Mi piacerebbe fare una reaction agli X Games del 2000-2002, quegli anni là, insomma, quelli vecchi vecchi. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video, ciao!